la fotografia di un 8000, vedi una montagna con i pendii magari dolci, dopo quando sei lì in realtà è diverso. Io abituato a vedere le pareti verticali e strapiombanti delle Dolomiti, cioè, ripeto, questo fatto dei pendii dolci, innevati, eccetera, mi attraeva meno. La cima rappresenta l'atto conclusivo di tutta una serie di vicende che hanno preceduto. Devo dire che magari io sono più conosciuto. Cioè, non ritengo di essere conosciuto, però quel poco che sono conosciuto è per questi 8000, per le salite agli 8000. Però io ho fatto anche una serie di attività sulle nostre montagne che secondo me, anche come impegno tecnico, vanno ben al di là della scalata di un 8000, cioè proprio come difficoltà affrontata, eccetera, alcune vie nuove, non tantissime, però Marmolada e Civetta, così, insomma, sono delle vie che al giorno d'oggi sono state riconsiderate, ripetute, sono ritenute delle vie importanti come impegno. Progetti una salita e vai a informarti, vai a cercare, non lo so, qualcuno che ti sappia dire dove andare, cosa fare, cosa è meglio, e ti fai poi le tue esperienze e se hai la fortuna arrivi a questo obiettivo di arrivare sulla cima e certamente, ripeto, questo è il momento. Però nel caso specifico di queste grandi montagne, questo piacere, che sicuramente è grande, è grandioso, è il massimo, visto che era quello il tuo obiettivo, viene un po' attenuato, viene un po' condizionato, meglio, dal fatto che poi devi anche scendere da quella montagna. E non è solo il fatto di essere lì. Devi anche tornare indietro e molto spesso arrivi lì dando fondo alle tue energie psichiche, fisiche, quello che vuoi. E poi, insomma, devi pensare al ritorno. All'Everest, quando l'ho salito la prima volta, nel 99, in discesa, e ho trovato una serie di persone morte, purtroppo, di cadaveri. E molte di queste persone non sono morte per incidente, per caduta, ma sono morte per sfinimento. Sono arrivate in cima, però dopo non hanno avuto l'energia ancora, la forza per tornare a valle. Ecco, proprio perché è andato tutto senza pensare che la discesa richiede anche quella un notevole impegno psicofisico, insomma. Ecco, questo credo possa chiarire il perché quando arrivi su una cima, certamente è un momento liberatorio, un momento di grande soddisfazione, però c'è sempre questo mattone dentro che ti pesa del tornare sui tuoi passi. Io molto spesso io ho vissuto appieno la soddisfazione di raggiungere un obiettivo quando sei a casa, quando sei lì, allora ti rendi conto, sì, è andata bene.
Forse quello che appare esternamente quando vengono fatte delle imprese è solo l'aspetto così eclatante, l'aspetto della difficoltà, dell'avventura portata all'estremo. In realtà c'è dietro tutto un mondo dove la persona è il primo elemento. Sono cose che vengono vissute, credo, in forma totale.